but stop messing with my head. Prime scintille in queste prime fasi di gara con APF, adesso arrembante con la sua PC015 che prova a farsi vedere le spalle di Francesco Azzori, prima all'esterno poi all'interno, attenzione, si arriva in tre alla staccata con Azzori che va a sorprendere Nasca, il quale deve cedere la posizione anche a APF, dunque Nasca e Azzori che prova a farsi vedere all'interno in questa fase di curva 3, niente da fare, ma che spettacolo in queste primissime fasi con il contatto che c'è tra Azzori e PF, una leggera ruotata, per fortuna entrambi i contendenti non hanno riportato alcun danno, ma Azzori ancora ruota a ruota con PF che tiene giù duro all'esterno della S veloce. Si sta portando alle spalle di Azzori, prova l'attacco Stefano Palumieri, il quale ha davvero avuto un inizio di stagione molto positivo, così come lo stesso Francesco Azzori, che è tra i principali protagonisti di questa classifica riservata alle classiche PC010. Luca, in ogni caso, grande successo di questo Predators Challenge anche qui a Cervesina, tantissimi iscritti e un interesse sempre crescente, non soltanto in pista ma anche nel mondo del web e sui social. Sì, sicuramente alcune comparse come può essere Alberto Nasca aiutano anche a avere grande popolarità in questi ambiti, ma poi la vera forza del campionato ha grande esperienza nella categoria, quindi scusa Luca, l'attacco Alberto. Di Alberto Nasca alla staccata di curva 1 con Azzori che finisce sullo sporco ed è costretto a cedere. Che andrà a completare il podio nel Classic Trophy. Francesco, allora, grande bagarre, alla fine sei riuscito a artigliare questo podio anche grazie al testacoda finale di Palumieri, che sembrava avere davvero un ottimo passo, però gran bella gara, podio meritato per te.
Sì, ce la siamo sudata molto questo podio, abbiamo avuto purtroppo dei problemi al motore, non ce n'era proprio, non andava, non usciva fuori dalle curve, mi ha fatto avvelenare per tutta la gara, poi vedere gli altri che andavano via era un affronto sinceramente, però mi sono divertito poi ecco, con le varie bagarre che ci sono state, soprattutto inizio gara dove sembra che il motore mi abbia assistito almeno un po', e niente, adesso vediamo un po' cosa c'è da fare per gara 2. Gara 2 dove il caldo reciterà sicuramente un ruolo da protagonista, come potrà incidere questo sulle prestazioni della vettura e il rendimento delle gomme? Sul rendimento delle gomme credo poco, perché abbiamo, come ben si sa, una mescola abbastanza dura che oltre a concedere tanti giri soffre poco le variazioni di temperatura caldo-freddo. E per quanto riguarda la temperatura motore, penso che la macchina soffra molto, perché ecco, già adesso si viaggiava sui 100 gradi, quindi pensare che dopo ci saranno molti più gradi, penso che il motore soffra molto. Allora, appuntamento per gara 2, grazie e complimenti ancora. Grazie mille.